intanto abbiamo parlato della super famiglia di Donatella e a questo punto è proprio il caso di dire che non esistono famiglie, che ne so, perfette, soprattutto la nostra, quella di Casa Guaccero. Sigla. Spostati! Ah. Oh. Allora, amore, ti è piaciuto il film stasera? Ma guarda, se posso essere sincero, allora, diciamo, non ho capito bene, cioè l'inizio sì, poi alla fine... Era una domanda retorica, amore. Perché, scusa? Perché ti sei addormentato a 5 minuti dall'inizio e ti sei svegliato a 5 minuti dalla fine. Che cosa devi aver capito del film? Allora, mi sono addormentato perché il film non era bello, se non me lo ricordavo. Allora, dimmi l'ultima volta che hai visto un film dall'inizio alla fine. L'ultima? Sì. Il libro della giungla. Quanti anni avevi? 8. Appunto. Senti, a proposito una cosa, tanto come si chiamava, che non mi viene mai, l'attore, quello, il protagonista, quello del film oggi, quello di che... oggi? Johnny Depp, beh? Johnny Depp. Sincera però. Dimmi. Beh, ragazzo, ci assomiglio, perché molti me lo dicono. Beh, fatti guardare bene, mettiti di profilo. Così, bravo, fermo, fermo così, alza il braccio. Ma vattene, va, a me. Oh, ma tu come ti permetti? Io so... Senti, dimmi una cosa seria invece, come sta andando la tua dieta, sentiamo. No, perché io ti volevo dire, caro, sì, che in 2 settimane ho perso ben 2 chili, zen, 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 zen. E io ti volevo dire, cara, che in 2 settimane ho perso ben 2 settimane, zan, 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 zan. Non ce la faccio, te l'ho già detto un sacco di volte. Ho capito, amo, però tu me l'avevi promesso che ti mettevi a dieta e che ti iscrivevi pure alla palestra. No, ma sempre no. Posso fare col ditino, amore. Io in palestra mi sono iscritto. E dove ti sei iscritto? In una palestra qua che si chiama 123 Wellness Scans. Jeans. Non l'ho mai sentita però. E sentiamo, in che via sta? Sta nella via sta. Come parli male, amore, quando sei così. Dove sei? In che via? In che via è situata? È situata che esci dal portone. Non la prima, non la seconda, non la terza. No, è lontano, amore, è lontano. Non ti... Vabbè, da quando è che sei iscritto? Da un anno? Un anno. E quante volte sei andato? Mai. E perché? Perché tu mi avevi detto iscriviti in palestra. Non vacci, io mica sono fessi, scusa. Comunque, sì, a proposito di palestra, domani a che ora te ne vai per lavorare? A che ora esattamente te ne vai? Alle 8:30. No, perché volevo avere la certezza che te ne andavi prima che venisse il mio personal trainer, che arriva alle 9 di mattina, che non ci fossi tu. Ecco, volevo... Ma che sapere. Tu c'hai il personal trainer? Certo che c'ho il personal trainer, da mesi. La personal trainer, immagino. No, veramente un maschio, ragazzo. E che com'è? È bravissimo, amore, è bravissimo. Ah, ho capito, bravo, ma quelli gonfi di palestra, brutti. Ma veramente un bel ragazzo, fa il modello, studia legge e di tanto in tanto fa il personal trainer. Però fa il personal trainer solo alle persone che gli piacciono. Non ho capito, in che senso, scusa? Per esempio di me ha detto che ho una bellissima energia. Ah, ma si chiama energia, si chiama? Dice che ho delle vibrazioni bellissime. Ma Cassina, lavatrice che tiene vibrazioni, amore, che è? Capito, amore, ma qual è il problema? Scusa, non ho capito. E poi, guarda, è uno dei pochissimi, guarda questo, veramente me, che come finisci l'allenamento ti fa un bel massaggio rilassante, amore. No, non ho capito, amore. Ti fa il massaggio thailandese. Oh, scusa, che ho comprato a fare l'altro giorno la bottiglia di olio alla menta. Io l'ho usato per l'insalata, amore. Ma no, amore, il massaggio thailandese, quello in cui lui usa tutto il suo corpo per massaggiare il mio, madò, amore. Cioè lui usa il suo corpo certo, per massaggiare il tuo? Certo. Che brutto fai. Dammi il telefono che mo' chiama mamma. No, amore, no, per piacere, è tardi. Che cosa, a quest'ora sei pazzo? Amore, mi faccio prendere per pazzo. Dammi il telefono che devo chiamare a questo che lo voglio. Come si chiama? Sandy. Come si chiama? Sandy. Sandy si chiama? Sì. Vabbè, aspetta. Ma è a posto io a Sandy. Sandy? Sandy? Sandy mi senti? Sandy? No, Sandy mi senti? Sandy? Oh! Sto parlando, come? Perché non hai risposto subito? Che c'ha la cosa? Cosa c'hai, le vibrazioni al telefono? Sei, sono il marito di Bianca, sì? Che volevo... Ah, ti parla sempre di me? Sei un cretino. Ah, ti ha detto che sono un grande sportivo, sì. Fai schifo, vabbè, sì, perché fai pena. E che mi ama tantissimo. Non più. Vabbè, dai. No, scusami per l'ora intanto, ti voglio bene, Sandy. No, voglio dirti, ti lascio il caffè sul fuoco, così te lo bevi alla mia salute domani. Vabbè, ti voglio bene. Forse un po' troppo, ti voglio bene. Vabbè, ciao, Sandy. Sandy, ciao. Non mi telefono.
Allora? Scusa. No, ripeto, allora. Allora io, come è giusto che sia, prendo il cuscino. E vai sul divano. Perfetto. Vai. Buonanotte, vai. Amore. Vai, buonanotte. Zio Nicola? Cioè, no, devo dire che sei stato bravissimo. Però la prossima volta, zio, anche meno. Cioè, meno, perché così... Va bene, ci vediamo a pranzo domenica, zio, grazie. E porta la tannica dell'olio. Ciao. Eccoci qua, grazie ovviamente a te Giampaolo Gambi per questo. Si sono incastrati i tacchi nella scuola. E da casa Guacero noi passiamo.